finita un contadino di Boscaglia, erano tre fratelli, mi pare, tre, sì. Uno dei quali un giorno mi disse: io sono comunista, a me la cosa cominciò a interessarmi, un po' sapevo se era il comunismo, la Russia, ma non approfonditamente. E mi chiese se mi volevo iscrivere in una lista segreta. Lessi un po', mi fecero gli amici leggere, insomma, E loro erano capire. antifascisti? E Diavoli! E come gli... Mentre lei ancora, insomma, non sapeva bene. fecero leggere il tallone di ferro, mi fecero. Cioè, poi fra giovani invece si trovava, si parlava che non era, insomma, ci si accorse che i fascisti erano fascisti, cioè. Ti mandava a letto, si poteva fare più tardi. Mi è rimasto in mente un episodio di cui da sfollato io e mio babbo si rientrava a San Giovanni attraversando l'Arno, il ponte era stato minato e quindi saltato in aria dalle mine dei tedeschi, e di qua chi trovai? Trovai i partigiani, di cui due persone che conoscevo, seppure da ragazzo. Questi partigiani io me se li ho portati dietro perché poi li ho rivisti impegnati nel Partito Comunista. I commissari politici avevano questo, il compito loro era questo, che almeno una volta alla settimana c'era la riunione di tutta la formazione e facevano una specie di lezione politica illustrando il valore del soldato russo, i principi politici, quello di togliere i privilegi, fare un'Italia con più soddisfazione da parte di chi lavora, cercare di aiutare le persone meno abbienti, insomma, trovare tutto questo, cioè fare qualche cosa di nuovo che dovesse andare a vantaggio soprattutto delle classi meno abbienti. Era un ideale che era palpabile, si toccava con le mani, insomma, no? La terra contadini, le fabbriche all'operaio. Infatti la guerra di liberazione è nata grazie a questo stimolo che i giovani nelle fabbriche l'abbiamo cominciato a toccare con mano e a sentirla come sua, insomma. E quindi no, non di puntare alla conquista del potere, non ci si pensava, no, non ci si pensava, che ne diano. Sì, qualche volta è capitato in certi momenti di pensare a prendere il potere, a fare come la Russia, eccetera, ma oggettivamente si avvertiva, non se ne aveva la forza, nemmeno era la nostra intenzione, non si voleva andare al potere attraverso la democrazia, senza cancellare gli altri partiti e movimenti, diventando però egemoni, ecco. Questo mi interessa molto. Questo è Gramsci, c'è pure la cultura. Grazie, sì. Qui c'era una tradizione di movimento operaio che veniva dai minatori, che con venature anarchiche, ma che però durante la Resistenza ci fu anche un salto di qualità in cui il Partito Comunista ebbe una presenza, una forza che seppe esprimere anche sul piano organizzativo. C'erano segnali che venivano da lontano, le miniere, a parte il fatto che erano molto anarchici a quei tempi, che poi, col passare del tempo, negli anni dal 45 in poi, dopo la guerra di liberazione, diventarono comunisti, presero la testa del Partito Comunista, ma avanti erano anarchici. Perché poi passare al Partito Comunista? E perché l'anarchia si resero conto che era un qualche cosa di non realistico, insomma, era solamente un discorso di ipotesi e basta, insomma. E invece perché il comunismo invece era realistico? Era più realistico perché grazie alla rivoluzione d'ottobre, che l'era quella, ci aveva dato lo stimolo per
per fare anche noi qualche cosa di rivoluzionario in modo da cambiare totalmente l'assetto del paese, insomma. Il comunista è l'organizzazione, l'organizzazione. Beh, intanto c'era un numero di compagni esteso nell'impegno politico e poi era l'organizzazione stessa che ti portava all'impegno, perché c'erano le sezioni e all'interno delle sezioni poi c'erano le cellule, che era una parte più piccola, per dire, Corso Italia era la cellula Tizio, quest'altra zona, all'interno della cellula, poi c'erano i collettori. Cosa erano i collettori? Erano coloro che avevano il compito di stabilire rapporti stretti con quelle 10-15 persone che loro erano di riferimento. Per che cosa? Intanto per dirgli c'era le riunioni, per portargli l'invito, per portargli la domenica all'unità e per portargli tutti i mesi il bollino finanziario di sostegno ai partiti, perché allora c'erano i bollini mensili. Quindi, come minimo tutti i mesi, un compagno veniva da te, ti diceva, allora versa le 10 lire, le 1000 lire, che era quel periodo, la quota che ognuno poteva dare, e in questo modo stabilivo un rapporto molto molto stretto, insomma. Allora era mezzato dove? Sempre dall'Agrigo. All'Agrigo. Che nonostante non avesse un padrone tipo il vecchio nobile, menefreghista, però pure non di meno, teneva questo atteggiamento dispregiativo, insomma. E loro tentavano ancora di tenerci soggiogati perché non volevano che si avanzasse troppo. L'emancipazione andrà a noi, qui il partito, perché l'ha fatto queste grandi cose a San Giovanni? Perché le riuscì a emancipare gente che poverini erano all'ABC proprio della cultura. Poi venne le lotte, si principiò le lotte, si principiò a lottare per avere il suino, insomma il suino in maiale sempre più... Il colto loro. Capito? E la fu dura per ottenere questo maiale, ma insomma che ci arrivò, capito? E poi si arrivò al 53%, anche lì lotte con la polizia, i carabinieri alla battitura, capito? O tubatti o le buone, se no tubatti o le attive. Scese da San Giovanni, una grossa manifestazione, attaccati dalla polizia, e davanti ai cortei che attraversavano tutto il Valdarno, praticamente soprattutto San Giovanni, c'erano le donne, c'erano le ragazze. Questa lotta andò avanti, una lotta insegnò forza al mondo, io all'Italia di certo, ma forza al mondo, la lotta dei minatori, forse si troverà anche scritta, ma poco, perché io non la trovo scritta molte volte. Uno dell'Ilva, mandato dal direttore a portarmi un comunicato, come si diceva che io non dovessi entrare la mattina dopo a lavorare allo stabilimento perché ero stato licenziato un tronco. Andai alla commissione interna, entrai subito dentro lo stabilimento, infatti venne la carabiniera a prendermi perché io... E così fu licenziato un tronco senza nessun motivo valido. Se c'era qualcuno che aveva avuto sopraffazioni, si cercavano soluzioni per dargli una risposta. C'era l'IV che in qualche caso offriva possibilità di lavoro, insomma, capisci? Ci fu un gruppo di vetrai bravi, iscritti al partito, comunque aderenti ai sindacati della CGIL, eccetera, che cominciarono ad avere la disponibilità di aggregarsi, si fa una fabbrica per conto nostro. E per far vedere che l'operaio non aveva bisogno del padrone o il bastone, ma se era da noi si poteva lavorare e mandare avanti un'azienda anche da noi. Noi si fece fondamenti da noi. E anche tanta gente
venivano muratori, venivano il sabato e la domenica a darci una mano. L'azienda via via si è sviluppata, è cresciuta sotto il profilo professionale, sotto il profilo produttivo, e insomma gli stipendi in vetreria erano largamente superiori a quelli previsti dal contratto nazionale di categoria. E a San Giovanni si sapeva che chi lavorava in vetreria, insomma, guadagnava di più che negli altri. Che nelle altre era un motivo d'orgoglio, mi immagino. È chiaro, insomma, no? In fondo era la soddisfazione, perché poi non è facile dirigere una cooperativa, e specialmente con il modo di pensare di allora, con questa tendenza al legalitarismo, cioè qui siamo tutti uguali. Tutti noi, quello che si faceva lì, era tutto a maggioranza, non c'era nulla che fosse imposto. Noi si faceva la riunione e si votava. Per stare nella produzione, quindi nel mercato, nei costi, nei ricavi, in un'ora bisogna farne 100, dico una cifra. Quindi se si fa le prime tre ore bisogna farne 300. E allora bisognava, se ne fai 310 meglio, perché guadagna di più la vetreria. E allora il giorno dopo te tu vedevi i grafici di tutte le piazze, perché lì si lavora a piazze, 4-5 persone che fanno un tipo di bicchiere o un altro prodotto. E allora c'era tutti questi grafici, che c'era il segnale, che era il livello minimo per farsi le spese, per dirla terra terra, e poi da lì che era quello che permetteva alla vetreria quindi di avere gli scontri di carattere economico, di carattere positivo. E quindi tutte le mattine si andava a vedere lì. C'era anche un controllo del cipro. C'era appunto una, come dire, anche un tipo anche di competizione, così. Però noi si lavorava molto, ma molto molto, con tutto il resto delle operative che c'era in Toscana. E a Empoli ce n'era una trentina delle industrie vetrarie. Sicché una scoperta mia, cioè un colore, un vetro, la diventavo automaticamente di tutti. Perché io ho lavorato insieme a Rossi alla Pirelli. Non aveva la mentalità del comunismo. Noi in vetreria si diceva di questi bicchieri ne abbiamo fatti tanti per farsi le spese. E se ne faceva tanti. Invece loro non avevano nemmeno voglia di lavorare. A noi della Pirelli ci dicevano, voi siete matti a lavorare così. Che non avevano insegnato nemmeno a produrre. Si è vissuto, voglio dire, in un territorio dove si è sempre governato il Partito Comunista o l'area della sinistra. Potrei paragonare, che ne so, potrei fare l'esempio di Firenze per quello che ho letto, per quello che ho visto rispetto agli esempi di Napoli di allora. Cioè, le differenze le sono notevoli. Purtroppo noi molte volte, non solo di Napoli, molte volte non si fanno queste comparazioni. Io quando, ecco, l'ultima lezione ho finito di fare il sindaco io, mi sembra si sia sfondato il tetto del 53% dei voti,
quando tu sei a queste percentuali non c'è solo la classe operaia o i lavoratori in senso lato, ma ci sono anche altre espressioni sociali, insomma. E questo come mai? E come mai? Per quella capacità di partito di rispondere agli interessi generali, non solo di una parte. Il partito era proprietario del terreno, nel senso stava sul territorio, c'era. Voglio dire, l'espressione degli interessi economici da allora rappresentati dai governi di paese erano espressioni dei monopoli, come si diceva, di grande capitale. In modo che codesti piccoli imprenditori, ex operai magari, hanno riconosciuto per lunghi anni nella politica delle forze di sinistra, di PCI, ancora loro, che la forza politica difendeva i suoi interessi. Perché c'era un'attenzione comune verso il mantenimento dell'impresa, perché mantenere l'impresa voleva mantenere il lavoro, voleva dire mantenere i salari, voleva mantenere. Cercare di non lasciarli soli, sapere sempre in dove andare, avere un punto di riferimento, che io, cioè, lo ritengo un valore. Molti mi hanno detto: ti ha messo a lavorare il partito, dicevano, ti ha messo a lavorare. Per me era un valore, non era un disvalore. E organizzare allora non solo la ricerca di lavoro, ma anche stimolare iniziative artigianali, imprenditoriali, cooperative. Sì, guarda, questa è stata la degenerazione di una riforma che serviva al paese e serviva alla gente. Il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro erano temi fondamentali nei primi anni 60. E l'aver acquisito negli anni 70 queste riforme ci metteva in condizione di avere tanto, di uscire dalle mutue. Lì si curava solo che aveva un lavoro, più non aveva il lavoro non si curava. A me francamente non mi piaceva. E quindi passare al diritto alla salute per tutti, poi arrivare alle USL. E poi io non devo lottizzare, ma fare dei piaceri a chi, voglio dire, era più vicino. Io li ho sempre visti da questo punto di vista male. Credo che non sia stata una degenerazione, però un uso un po' troppo marcato, sì. Disinvolto, cioè lo fa anch'io, in questo senso. La grande aspirazione di far partecipare la gente, perché si era convinti nella misura nella quale si partecipava, nella quale la gente si era cosciente degli obiettivi che ci si dava, maturava in senso democratico la società, ecco. Sì, tant'è vero che l'edilizia là che tu hai detto dietro la Hoppi ha un po' questa logica. Se te tu la guardi, ci sono dei lunghi corridoi comuni, delle terrazze comuni, e che aveva un po' una logica di vivere, come dire, un po' in società, seppure nel suo privato. Sapeva la pretesa un po' utopistica che fossero efficaci ai fini di incrementare, favorire la partecipazione. Presuppone una crescita di consapevolezza di un vivere sociale e di vivere in comune che allora, e io dico ancora, ci sarà da conquistarla, insomma, che questo è un bene comune, bisogna seguirlo noi, non altri, insomma. Però era utopistico, perché la gente c'ha ancora anche lì, ha continuato ad avere l'idea della proprietà individuale, basta, ma molto interessante era, ecco. Tanto che venivano architetti da Firenze, avevamo avuto contributi, legami molto efficaci con l'avanguardia, diciamo, con l'avanguardia. Perché questo? Perché il PC ha avuto così tanto successo? Ma io penso perché il PC, al di là delle valutazioni che può fare gli avversari, ha sempre cercato quest'unità con socialisti, ma anche con i democristiani, perché io ho fatto l'esperienza da sindaco, c'era questo anticomunismo viscerale, nazionale, però io posso dire che il 95% delle delibere che si facevano in consiglio comunale veniva votata all'unanimità,
perché il nostro rapporto era collaborativo anche con l'opposizione, con loro. Non era, eravamo descritti in un modo sbagliato, perché il nostro atteggiamento è sempre stato rivolto a quest'unità, perché noi si capiva e se si era tutti d'accordo insieme si poteva migliorare non solo il nostro paese, le nostre famiglie, ma anche ottenere anche risultati a livello provinciale, a livello nazionale. Cioè la politica era una cosa a cui tutti tutti eravamo portati, a tutti eravamo interessati. Oggi se penso a quello che a come si vede la politica, io credo di vivere un altro mondo. So come mai, se ci siamo tutti imborghesiti, perché il benessere porta anche l'imborghesimento, ecco.